un regionale con carrozze dell'81, però almeno senza graffiti e una pilota a Casaralta in coda. Questo è il quadruplicamento iniziale inaugurato nel 97 tra Rogoredo e Melignano, anche Melignano, c'è cioè Bivio PC Melignano. Qui sono a Riozzo 2, fa parte del comune di c'è cioè Riozzo 1, la parte antica dove stavano i miei nonni, i miei zii tutti, e Riozzo 2 che è questo più recente, 20 anni. Qui quando ero piccolo c'erano solo campagne, 30 anni non so. C'è la chimica dei veleni dietro lì, ve la farò vedere, famosa, ex Saronio. E tanto che ci sono, che io aspetto anche di filmare in Treccia Rossa o Italo, perché qui passano tutti, come questo regionale che non ferma Melignano, perché Melignano è dietro questa linea, perché il comune di Melignano è molto piccolo. Comunque, tanto che ci sono, anche qui, visto che qui c'è una farmacia, sono venuto in farmacia, non sono venuto qui apposta per i treni. Allora, c'è una farmacia, che è questa. Allora, guardiamo un attimo lo schifo immondo, quella è la mia bici. Guardiamo un attimo lo schifo immondo, il degrado, l'incuria di come lavorano anche in questo comune, oltre a Melignano, e gli stessi vizi che hanno come comune di Melignano. Questo è comune di Cerro all'Ambro. Allora, notiamo lo schifo che c'è davanti a una farmacia, dove la gente viene a comprarsi i medicinali per curarsi, Lo schifo immondo. Lo schifo immondo fino alla mia bici. Qui logicamente è di competenza della farmacia e logicamente tengono pulito. Ci mancherebbe. Lo schifo immondo. Di tutta la piazza, Qui pulisco. Poi notiamo la finezza di come cazzo si lavora in Italia, la carrona tira a campà. Guardate questi cordoli dei marciapiedi. Questi cordoli, così messi così alla carlona, tira a campà l'italiana, cioè appoggiati, neanche infilati bene nel terreno, cioè proprio come se lavorano in Italia, la carlona tira a campà, oltre allo schifo immondo dell'immondizia. Ecco, guarda, uno alto, questo è alto, di dietro le mie bici, questo è alto, così è la carlona. Questo è comune di Cerro all'Ambro. Comune di Cerro all'Ambro, Riozzo è una frazione di Cerro all'Ambro, un comune molto grande rispetto a Melignano, però hanno gli stessi vizi come in Italia, come in molti paesi in Italia, di non pulire, o pulisco quando hanno voglia, e di lavorare da cazzo, come vedete, notate questo bel cordolo di marciapiede in cemento, così appoggiati alla carlona. Poi notiamo che hanno fatto una pista ciclabile recente, però io ogni passo che faccio vedo immondizia, ghiaia, immondizia, anche sulla ciclabile non è tantissima, però fa sempre schifo. Mozziconi sono inquinanti logicamente, la plastica classica, poi c'è una bella latina, anche questa tossica, non si decomporrà mai, e poi questa merda qui in mezzo all'erba. Allora, anche qui vedo, noto con piacere, anzi dispiacere, che hanno il vizio di tagliare gli alberi morti, gli alberi morti, e non piantarli, perché credono che gli alberi servono per fare ombra. Questi ignoranti, senza offesa, credono ancora che gli alberi servono per fare ombra e non per darci l'ossigeno per vivere. Allora, se una pianta è morta o vecchia, si taglia, ma si ripianta, l'avete capito o no? Che gli alberi non servono per fare ombra.
E stanno già morendo perché non piove mai! E lì all'aria inquinata! Vabbè, non voglio incazzarmi, eh! Proseguiamo con a far vedere questo schifo. Ecco, questo schifo continua anche da questa parte, eh? Continua. Continua anche su questa pianta. E continua qui. Adesso c'è anche di là, però farò il giro dopo, vabbè. Comunque, tutto questo schifo, logicamente, purtroppo, è buttato da gente, sia in civili e sia perché l'unico cestino che c'è è questo. Questo. Pieno. Qui quando vedo la roba sugli alberi buttato qui, pieno. Logicamente la roba può anche volare, però se i cestini non li svuotano. Allora, ce n'è uno qui, eh? Cioè, poi li fanno anche grigi che poi si vede. Li fanno grigi e grandi. Questo qui è cestino di un, cioè, microscopio che fa ridere. E poi li fanno grigi, stesso colore dell'asfalto o. Cioè, è un colore scuro. I cestini devono capirla, questi ignoranti, che devono essere visibili. Ecco, quello è un 1000, che sta passando. Ti aspettavo. Con i musli nella nuova livrea. Allora, i cestini vanno fatti colorati perché si vedono, perché di sera non li vedono, non si possono vedere. È impossibile. Cioè, li fanno lo stesso colore dell'asfalto, li fanno scuri anziché farli con i fiori o con i colori brillanti. Vabbè. Forse un giorno ci arriveranno, forse, a capire, eh? Forse. Poi ci sono pezzi di asfalto qui, buttati così da Carlona, che la gente si forma, qui è ciclabile. È un marciapiede, la gente può anche inciampare su queste pietre o farsi male in bicicletta. Perché questa è una ciclabile. Marciapiede e ciclabile, diciamo. Vabbè, questa pianta mi fa una pena terribile. Qui logicamente i lavori sono recenti, eh? Qui logicamente facciamo un giro anche da questa parte. La solita merda schifosa in mezzo all'erba. Logico, perché logicamente non essendoci cestini, vedete che qui non ce n'è, c'è solo uno là dietro, ecco, là, e poi ce n'è uno là dove c'è il cartello. Vabbè, guardate questo schifo immondo, schifoso, di questi incompetenti scansafatiche. Questo cordolo qui all'italiana, classico, buttato via da cazzo di cane, storto. Poi c'è lo schifo in mezzo all'erba qui, che io non posso vedere questo schifo perché il verde stanca, signori, il verde stanca. Allora un po' di colori, dai. Qui ha messo la piantina, bene o male, rispetto a Melegnano, che non mettono neanche le piante davanti al comune fiorite, vabbè, questa è carina. Però, oltre a questo qui che ha dei bei colori naturali, ci sono anche dei altri colori, non ci sono i fiori, però ci sono questi colori tossici, cancerogeni, eterni, che danno un tocco di colore a questo povero verde. Diamo un tocco di colore. Adesso mi sposto da questa parte. Anche qui, vedete, questa è la strada, Sant'Angelo di Legnano, la provinciale Sant'Angelo Melegnano. Anche qui un alberello ci starebbe. Anche qui c'è lo schifo in mezzo all'erba. Anche qui c'è lo schifo. Poi c'è la solita ghiaia di merda, la solita segnaletica fatta alla Carlona, all'italiana che non si vede. E poi è meglio, poi adesso faccio una panoramica veloce da quella parte. Stando molto attenti, anche se dovete giustamente attraversare sulle strisce, però non ho tempo da perdere. Devo stare molto attento. Lo so che sono nel torto. Allora, facciamo una panoramica da questa parte. Perché qui si scaricano le responsabilità tra il comune. No, questo è del comune, questo deve pulire la provincia. Questo deve fare un altro, questo deve fare un altro, e nessuno fa un cazzo. Allora, questa è la parte più schifosa in assoluto che io finora a Riozzo 2, che è questo, dove abitavano i miei nonni, di là abitavano i miei nonni. Ecco. Notate questa fermata del bus, dovrebbe essere pulita. Ecco, no, trovate un altro cestino per miracolo, grigio logicamente, eh. Grigio,
vuoto. Vabbè, comunque questa roba qui non è qui da poco, non è qui da poco. I civili ci sono sempre, però ci sono anche gli addetti alle pulizie. Questo è uno schifo immondo assoluto che c'è dietro questa pensilina del bus. C'è carta, carta che va raccolta su una vola, e poi c'è la solita plastica e alluminio. Questa qui, questa è polistirolo lì. Questo schifo immondo, schifoso, maledetto, con la solita ghiaia all'italiana e il solito asfalto di merda. Vedete la carlona? Ecco questo schifo. Vedete, plastica. Beh, ci passo sempre qui, di qui, però ho detto oggi, vabbè, che visto che devo andare in farmacia e sono di buon umore, facciamo una panoramica. Questa è un ex cantiere, questa è l'area dell'ex cantiere di quando hanno fatto questa linea. Ci ha messo 20 anni a farla, questo tratto qui. Non c'era ancora l'attrugamento verso Bologna. Vabbè, comunque, guardiamo qui. Qui le responsabilità sono molto gravi, perché qui si tratta di anche lì all'interno il comune dovrebbe imporre alla proprietà di pulire, perché questo materiale qui è tossico e inquina il terreno. Però logicamente loro stanno comodi nei loro uffici, non alzano il culo le poltrone perché non controllano il territorio, non hanno voglia, è troppo, un lavoro troppo pesante. Ecco, questa è una freccia rossa, passa sopra, circa 250 quasi. Perché questo è il primo quadruplicamento da Rogoredo da Melegnano, e qui a 3000 volte si viaggia al massimo di 50. Ecco, andiamo avanti, perché io ovviamente, oltre a essere appassionato di treni, sono anche appassionato dell'ambiente, e nel mio piccolo pulisco, invece gli altri non fanno un cazzo, pensano a altro. Ecco, guardate, qui c'è il cartello buttato qui, questo costa per la collettività, e poi i maceri. Cioè, dovrebbe essere tutto bello in ordine, pulito, spazzato, va qui. Le competenze, poi la solita ghiaia di merda che è la morte per un motociclista, perché l'asfalto qui in italiano si fa così. Le righe logicamente non si vedono, non si vedono, dovrebbe essere sempre in vista, sempre bianche, però le fanno solo quando spariscono. Pensate di sera quando piove o quando c'è buio, la nebbia, vabbè, la nebbia ormai è poca. Comunque vabbè, ho già parlato già abbastanza, ho fatto una panoramica di questa zona schifosa, appartenente a, in parte, qui c'è un bel Caravaggio, purtroppo ancora con i graffiti. È gli altri giorni che lo vedo con i graffiti, ma non ha voglia di toglierli i graffiti, qui no, ma anche questi ha voglia di lavorare, o far girare i treni più moderni di graffiti, ma poi non vengono neanche controllati. Lasciate così, che è il classico Milano Mantova, quindi li faranno i lavori, li faranno sicuramente a Mantova, abbandonato nelle campagne in deposito, per forza, perché Milano è già più protetta, la stazione centrale. È difficile che vanno, però ci possono andare anche lì, credo. Vabbè, comunque avete visto che sta asfalto schifoso qui, quei salti, quella ghiaia. Se un motociclista ha una macchina, si deve fermare in emergenza con questa pezzuola, logicamente scivola, è normale. Se c'è questo ghiaietto immondo, questo ghiaietto qui, questa ghiaia schifosa qui, che non sono capaci neanche a raccogliere con le spazzatrici, è la morte per un motociclista, testoni. La malattia, volete capire o no? Che già la moto è già pericolosa già di suo. Se poi le strade fanno anche schifo con le buche, che poi si riempiono di acqua e non si vedono. Poi la ghiaia e tutto il resto. L'asfalto un po' grosso, un po' fine, un po' con le crepe, la segnaletica che si vede e non si vede. Vabbè, non voglio incazzarmi perché sono abbastanza calmo oggi. Potrei incazzarmi anche di più. Comunque basta, vi ho fatto vedere questa zona. Riozza 2, comune di Cerra all'Ambro, ma è sempre come Melegnano, è sotto schifo, come in altri paesi, non tutti i paesi, c'è un paese molto più piccoli, molto più decorosi di questa zona. Qui si vede che proprio sono parenti o gemelli, perché lavorano allo stesso modo,
ma se aspettano che questa roba qui la raccolgono io, si possono attaccare al si possono attaccare al tram. Vabbè, adesso stiamo attenti attraverso, perché devo andare a prendere la mia bici. Anche so benissimo che non sono nel torto, perché attraverso mente là, però adesso ho fretta e sto molto attento. Anche qui lo schifo immondo in mezzo. Qui le responsabilità si scaricano, l'ho detto, a vicenda, il comune, la provincia e il porto, e basta, tra loro, non voglio essere offensivo, con nessuno. Va, un bel salto qui, stiamo attenti di attraversare, guardiamo sempre le macchine. Questa è la ciclabile, torno al punto di prima, comune di Cerro Allambro, Riozzo 2, farmacia, a mia bici. Questo è un luogo molto importante qui, perché logicamente la gente viene qui a prendere medicine per curarsi. Adesso facciamo la panoramica di questa zona. Ecco, anche qui non vengo mai a pulire, mai, mozziconi dappertutto, infatti addirittura dentro le aiuole, logicamente se non ci sono i cestini, la gente dove butta la roba? Ho detto, dove sono i cestini? Ce ne è tre e grigi anche, che poi non si vedono. Vabbè, basta, dai, ho già parlato già abbastanza. Guardate qui la piazzetta, che schifo, che buche. Questo è comune Cerro Allambro, e anche di là lo schifo. Basta, finisco qui, perché questi scansafatichi io li stango, finché campo io lo farò sempre video e pulisco quello. Nel mio piccolo cerco di fare quello che posso per l'ambiente, non posso pulire il mondo, non posso venire qui a pulire per loro, pagati con le nostre tasse. Questi incompetenti scansafatiche, scaldapoltrone, pagati da noi. Qui i cestini dovrebbe essere, almeno in questa piazza, non solo uno, lì piccolo e grigio. Dovrebbe essere di più e verdi, un bel verde o bianchi con dei fiori, cioè che si rendono visibili. Poi ripeto, gli incivili ci sono sempre. Però se non pulisci è un incentivo ad altri a buttarne, lo schifo è un incentivo a buttarne ad altri. Che l'altro cestino è là, quello là, piccolo grigio col coperchio. Basta, ho già parlato abbastanza, perché mi manca il fiato. Comunque vi ho fatto capire in modo abbastanza dettagliato, spero, grazie della pazienza, di questa zona abbastanza importante, perché come ripeto c'è un panificio. Cioè sono gli unici negozi che ci sono a Riozzo 2, c'è un panificio, qui c'è un edicola che è un chiuso, un negozio di abbigliamento, quindi c'è un panificio importantissimo, logicamente, e c'è una farmacia che è altrettanto molto più importante. Va bene, basta, mi sono già arrabbiato abbastanza. Guardate che schifo questo marciapiede, mamma che schifo, come cazzo lavorano, minchia, proprio la carlona tira a campà. Questo è un rock di Tiper senza graffiti, proveniente da Bologna, Rimini, Ancona, regione Emilia Romagna. Qui adesso c'è una bella luce, quindi sento qualcosa, però adesso devo andare via perché sono qui, ho perso già troppo tempo. Vabbè, ho fatto un'idea di questa zona e di questi incompetenti scansafatiche che non voglio lavorare pagati con le tasse. Grazie della pazienza, della visione. Aspetta, sto sentendo un rumore, io già lo sento un rumore del Fiat 500, infatti eccolo qua, un po' lento, non sta andando. Io già da lontano, anche se era dietro ancora gli altri.